capobastone. Agagagagra. Attenzione, warning. Il seguente video potrebbe provocare squilibri mentali, attacchi di rosicamento selvaggi, crisi epilettiche e disturbi neurocompulsivi anche gravi. Per i minorenni, si consiglia la visione con la presenza di un pubblico adulto. Se dopo la visione di questo video dovesse sopraggiungere la febbre, si consiglia di assumere una bustina di tachipirina 1000, due volte al giorno. Uè, sociopatici! Come va? Spero tutto bene. Saluti, saluti. Come sentite, non sono in forma perché mi sono preso un febbrone da cavallo 39 dopo la seconda dose di vaccino merda. Quindi mi raccomando, quando fate la seconda dose, se purtroppo siete costretti da questo governo ladro e criminale a fare il vaccino merda, tenetevi la tachipirina per la seconda dose perché è micidiale. Comunque, lasciamo perdere queste stronzate e parliamo di cose serie, no? Ok. Ora voi avete visto che ho dovuto mettere l'intro perché altrimenti poi la gente mi citava in giudizio. Ho dovuto mettere l'intro perché io me ne devo lavare le mani come Ponzio Pilato. Beh, ragazzi, le avete aspettate. Ci siamo trovati in live tutte le sere. Fai questo, quanti giorni ti mancano, capo? Quanti livelli ti mancano? Oh, dai che ci sei! Usa un velocizzatore qui, prendili dal mercato, vai di qui, vai di lì, fai i barbari, insomma. Avete visto, me lo chiedete tutte le sere. E ragazzi, finalmente posso dire che non dico che ci siamo, ma siamo praticamente dietro l'angolo. Guardate qua. Lo riconoscete questo bel simbolo? Questa è la Cavalleria Teutonica d'Elite, 38 giorni e 23 ore, 46 minuti e 18 secondi. Ragazzi, siamo arrivati, finalmente, sono gli ultimi 38 giorni, che poi ovviamente ogni giorno riusciremo ad accelerarli, un po' di velocizzatori qua, un po' nei barbari, un po' di là, un po' di qui, un po' di lì. Ce la faremo entro breve. Questo mese sicuramente vi posso assicurare che le sbloccheremo. Con un po' di culo, con un po' di fortuna. Adesso stiamo facendo il KVK e non so come andrà perché purtroppo abbiamo contro dei coreani e quelli lì non scherzano. Quelli lì hanno la Visa e la Mastercard a portata di mano. Però vedete, 38 giorni, io avevo detto 30 giorni. Purtroppo ero troppo, diciamo, permissivo. Vabbè, 38 giorni non sono 180-120, sono 38, poco più di un mese che, come vi ho detto, lo accelereremo con calma, piano piano. Signori, finalmente potremmo giocare e ambire anche noi nel KVK. Perché? Perché io in live ve l'ho fatto vedere, no? Inutile che adesso andiamo a vedere i report, perché tanto molti li ho cancellati. E guardate, io ho fatto 2 milioni e mezzo di punti uccisioni, solamente in un giorno, no? E potrei combattere per tutto il KVK. Ma sinceramente, ho visto che la gente di là non è che ha i comandanti full, di più, perché ha anche le armature. Ad esempio, noi avevamo in difesa uno di fanteria, no? Tipo Zenobia e Yusun Sin. Quelli con chi sono arrivati a fare il rally con Gilgamesh. Con Gilgamesh e Nobukonsor, come cazzo si chiama quello lì. Insomma, Gilgamesh appena uscito, tutto fullato. Insomma, tra le stelline, le teste d'oro, vedete voi. E non è che ce l'aveva solo uno, eh. Ce l'avevano in tanti, ma tanti, tanti. E quindi cosa bisogna fare? Cosa si può fare? Bisogna potenziarsi e cercare di arrivare al loro pari, almeno. Almeno al loro pari. Comunque io, come vi ho detto in live, adesso appena mi riprendo tornerò a fare le live. Purtroppo, se non hai le T5, è inutile combattere perché ti sfondano. Io vi ho fatto vedere in live dei report che facevano vedere come il mio Genghis Khan quasi finito reggeva con T4 e loro T5, mentre il mio Cao Cao, che è Zoppo, insieme ad Attenfield, mi hanno distrutto. Quindi bisogna essere competitivi e per combattere con sta gente che usa le Visa e le Mastercard, purtroppo bisogna crescere individualmente per formare un bel gruppo. Questo KVK è molto combattuto perché non è perso assolutamente, anzi vi faccio vedere quello che sta succedendo. Allora, abbiamo i Rogue che sono leggermente in difficoltà, comunque stanno aiutando qui perché insomma qui hanno veramente tutti i comandanti che sono delle bestie, sono degli animali, ve ne clicco alcuni a caso. E Guan, poi guardate, vabbè, questo Attenfield, questo qui c'ha Ramses, tutti completi, tutti full, Guan, poi William,
Vedete? Cioè, a parte qualcuno, beh, questo è Bybars, ma questo è un scarsone sicuramente. Ma il resto, vedete, guardate, Guan, Xiang Yu, quello che voglio fare io, Attila, Leonida, Gengis, completi ovviamente, Xiang Yu di nuovo, Guan di nuovo, poi Gengis di nuovo. Insomma, vedete che alla fine, vai che ti rivai, hai molta di cavalleria, ma anche molta di fanteria con le T5. Purtroppo, ho assistito, mio malgrado, in live a un azzeramento, non questo, perché questo non è un azzeramento, ho messo lo scudo all'inizio, voleva essere, diciamo, rellato per poi mettersi lo scudo, ma gente che era a 52-54 milioni è tornata a 44, è uno spreco, un anno di lavoro è uno spreco, quindi bisogna tenere il villaggio al sicuro, a meno che non ci abbiate 200 milioni di potenza, allora ok, in quel caso forse te la puoi anche cavare. Vedete che Ramses, c'è gente forte, purtroppo questi qui, se guardi i villaggi, a parte questo, che vabbè lasciamo stare, 72 milioni, questo è 40 milioni, questo qua 76, questo qua 45, sto trovando villaggi 68, adesso quelli in prima linea sono molto più forti di noi, hanno tutti le T5, purtroppo sono in pochi che non ne hanno, e insomma vedete voi la faccenda. Comunque questa è il primo passo, il primo lato, il primo diciamo fronte. Poi c'è il secondo fronte, sono riusciti ad avanzare su questo bastione, che è il bastione di Carlo Magno, sono riusciti ad avanzare. Li stiamo tenendo abbastanza, anche se questi qui, vi ho detto, noi, se guardate, non abbiamo tutta la potenza che hanno loro. E insomma, cerchiamo di fare il possibile. Io ho fatto 2 milioni e mezzo di kill, quindi la mia parte per adesso l'ho fatta. Sto cercando di sviluppare le T5 e questo è il secondo fronte. Il terzo fronte lo abbiamo, vediamo qua, con i VTF... sono qua ma stanno perdendo chiaramente, si sono quasi tutti teletrasportati. E poi come ulteriore fronte ci siamo spostati qua con una fortezza dietro le bandiere dei Crocodiles Cock, che non è il cazzo che vi piace a succhiare a voi, ma è il Cock Crocodile. La stiamo finendo per tentare di tenere un po' di più, perché questi hanno bisogno, si sono ritirati quasi tutti. I nostri alleati invece in alto a sinistra sono sempre alla pari, vedete? Però vedo che sono in vantaggio loro perché stanno spingendo piano piano, le bandiere le stanno facendo. Si combatte anche qui in una maniera tremenda, però io vi invito di nuovo a guardare, se io clicco Saladino, Riccardo, tutti questi sono completi, Questo qua è, non mi ricordo più come cazzo, Chandragupta, poi... Guan, non ce n'è uno che non sia forte. Guan, Riccardo, tutti leggendari. E se noi non abbiamo leggendari, martello, che siano forti, non ce la possiamo cavare. Quindi purtroppo vedete che le T5 sono fondamentali. Lasciate stare i coglioni che dicono che senza T5 non serve a niente. È vero che il comandante con le T5 fa esplodere il suo potenziale, ma senza T5 è ancora più debole di quel che in realtà potrebbe essere con le T5. Quindi ragazzi, noi siamo qua, siamo tutti dietro perché io non rischio il villaggio adesso che sono a un passo dalle T5. Mi sono preso le rune, fatto, e adesso tra un po' ci godiamo le mie bellissime prime T5 tra un mese e poco più. Se avete consigli su come svilupparle più in fretta, e l'unico modo è trovare acceleratori, io ovviamente tutto quello che trovo lo metto, che sia un minuto, 15, 10, questi li faccio un po' crescere perché poi mi servono, che li ho usati tutti, ne avevo 2000 da 5 minuti. Se avete delle idee fatemelo sapere, scrivete qua sotto nei commenti, e vi ricordo ancora una volta di venire in live tutte le sere dalle ore 21:15 in poi sul canale Capobastone Official, dove ogni sera porto avanti tutto il KVK, perché fare video adesso non è non è conveniente né congeniale, perché col caldo che c'è, poi adesso sono pure ammalato, c'ho pure la febbre, non sarebbe una cosa ottima. Quindi seguitemi in live quando ci sono
metto gli avvisi su Instagram, faccio le stories, quindi iscrivete a Instagram capobastone.cobra, iscrivetevi all'Instagram, perché sennò dopo, ma capo, non sapevo che eri in live. Dove sei? A fare i pompini a tuo nonno? È ovvio che sono in live. Ovviamente devi avere i feed. Se i feed non arrivano, vai su Instagram, che Instagram ha le stories che appena uno pubblica, subito vengono pubblicizzate a tutti i tuoi contatti, i contatti che segue quella persona. Quindi muovete il culo, venite su Instagram, iscrivetevi e poi su Twitch tutte le sere. Saluti e viva la foca. Saluti, saluti, saluti. Tanti like per Capobastone. Agagagagra.